strategia, un modo ingiusto per semplificare quello di attaccare chi invece della Merkel ha avuto forza, visione e coraggio nella gestione di crisi come quelle che da qui tradizionale tra cristiano-democratici e cristiano-sociali bavaresi, piazza sulle strade e fiume per polizia e inquirente. Provato da subito il brutale assassino di Andrei Carlotta. Oggi lo rivendicano i giornalisti siriani uniti sotto la sigla di Jaish al-Fatah, noto nome del gruppo prima conosciuto come al-Nusra. Sarebbe un nuovo soldato, ma è attinta sia il soldato turco che il lunedì ha ucciso il diplomatico di Adate di Ankara, urlando di voler vendicare gli orrori di Aleppo. Il governo turco tuttavia continua a sostenere che il killer sia legato alla rete del praticatore Fethullah Gülen, acerrimo nemico del presidente, chiamate 11 persone, tra queste ci sono i genitori e la sorella del killer e altri parenti. La Russia, che c'è anche il presidente Putin, pur di esserci, ha rinviato la tradizionale conferenza di fine anno. Partiti, concerti e manifestazioni in piazza. A Milano sono state posizionate le barriere per ostacolare l'accesso dei camion. Il procuratore antiterrorismo Orbetti chiede più collaborazione tra gli stati. La difesa di Piazza Duomo a Milano, sotto gli occhi dei turisti, queste barriere servono ad evitare l'accesso di mezzi pesanti. In Alto Adige sono i blindati a proteggere i tradizionali mercatini di Natale, mezzi antiproiettile e antiesplosione. Il prefetto di Roma ha sollecitato la polizia stradale a potenziare la tutela di tutte le città. Dovranno anche essere regolamentati gli orari di carico e scarico delle merci. Concerti e manifestazioni senza sicurezza potranno essere multati per il procuratore nazionale antiterrorismo. Per la prevenzione degli atti di terrorismo avremo bisogno di una maggiore collaborazione, soprattutto da parte dei servizi di intelligence dei paesi di provenienza. Sono quasi 5.000 i foreign fighters rientrati in Europa dopo aver combattuto per lo Stato islamico. Alcuni si trovano in Italia. Tutti i soggetti a rischio di radicalizzazione che vengono segnalati dagli altri servizi, anche dai servizi stranieri, vengono individuati in base alle indagini, sono seguiti e monitorati attentamente. A Palazzo Chigi c'è stato il vertice tra il Premier Gentiloni e il Ministro dell'Interno Minniti e i capigruppo di maggioranza e opposizione e sono state prorogate le misure di sicurezza predisposte per il Giubileo. Natalia Augias. Il mondo è sotto attacco, il Presidente del Consiglio interviene così sull'attentato di Berlino, il convoca il vertice interparlamentare sul terrorismo.